È da questo cortile che Don Giovanni Bosco è partito per la grande avventura che lo inserisce a pieno titolo nella storia dei Santi Sociali di Torino. Quella dei Santi Sociali di Torino è un unicum per la città, ma credo anche nel mondo. Tra il 1811, anno in cui nasce San Giuseppe Cafasso, e 1888, l'anno in cui muore Don Bosco, c'è un proliferare per Torino di santi e la santità la si incontra per strada, perché qui a pochi passi c'è il Cottolengo, perché c'era il Francesco Fa di Bruno, perché c'era la Marchesa di Barolo e tantissimi altri. Ognuno si occupava di un settore particolare, soprattutto si occupavano della povertà. Quelli sono gli anni in cui Torino ha visto la grande trasformazione della città. Era una piccola città, ma c'era tantissima miseria. Si passava dallo star bene alla strada, bastava ammalarsi per finire in strada. In quegli anni i santi sono gli unici che l'hanno capito. 5 minuti. No, è più vicino. La storia che raccontiamo, che stiamo vivendo, ha radici molto lontane. Per capirla bene dobbiamo risalire addirittura a Don Bosco, a Giovanni Bosco. Parliamo di migrazioni, migranti, e lui l'ha vissuta sulla sua pelle questa storia. Fin da ragazzo ha dovuto migrare. E poi, quando diventa poi Don Bosco, si trova a Torino e vede, guarda questi ragazzi per le strade come nessun altro riesce a vederli. Vede ragazzi abbandonati, non li vede come un problema, li vede come una risorsa. Le carceri, la visita alle carceri lo scuotano terribilmente. Da quel momento decide, se questi ragazzi trovassero fuori un amico che si prendesse cura di loro, non finirebbero qui. E allora si mette ad accogliere i ragazzi che arrivavano migranti dalle campagne del Piemonte, della Lombardia, ragazzi che erano sfruttati. Nasce quell'idea geniale dell'oratorio salesiano, modellato sulla vita dei ragazzi. Da allora l'oratorio salesiano da sempre accoglie, e accoglie soprattutto i ragazzi più in difficoltà, più poveri. La relazione con i ragazzi è sicuramente la parte più interessante del nostro lavoro. Bisogna considerare che parliamo di ragazzi che hanno dai 14 ai 18 anni e quindi sono nel pieno dell'adolescenza e stanno vivendo questo periodo lontano da casa e dai loro parenti, dai loro cari, per di più con lo scoglio della lingua, quindi è davvero complicato guadagnarsi la fiducia di questi ragazzi all'inizio. Dopodiché entrare in sintonia non è assolutamente complesso, perché condividendo la quotidianità, condividendo ogni passo del loro percorso, i ragazzi capiscono che possono fidarsi, che siamo per loro un punto di riferimento. Il nostro atteggiamento di apertura discreta, silenziosa e oserei dire in punta di piedi nei loro confronti sicuramente aiuta e permette davvero di entrare in relazione, una relazione profonda, non superficiale, dove il dialogo va oltre la parola, insomma va oltre il vocabolario, ma riesce ad andare davvero all'essenzialità del bisogno, del sentirsi accolto. Mi chiamo Shami, ho 16 anni e vengo dal Bangladesh, un paese ricco di vegetazione e di bellezze naturali, dove purtroppo molta gente vive in povertà. La mia famiglia è in difficoltà, perché una delle mie sorelle è molto malata e ha bisogno di cure costose, ma il governo del mio paese non ci aiuta. Per questo ho deciso di partire per l'Europa. Ho fatto un lungo viaggio con un po' di soldi che i miei sono riusciti a trovare. Ho attraversato diversi paesi, l'India, il Pakistan, l'Iran, la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la Serbia, la Bosnia, la Croazia, la Slovenia e finalmente l'Italia. Ma la polizia della Macedonia, della Serbia e della Croazia ci ha fermato e picchiato sulla testa, sulle gambe, sui piedi e ci hanno detto di tornare indietro. Dopo essermi ripreso dalle botte sono sempre riuscito a ripartire.
In Italia mi hanno trattato bene. Da qualche mese sono a Torino. Qui sono stato inserito in comunità. Ho incominciato ad andare a scuola di italiano e a partecipare ad attività per giovani stranieri. Spero di lavorare presto, perché i miei genitori hanno tanto bisogno. Siamo nel cuore del Val d'Occo, da dove è tutto partito. Questa è la stanza di Don Bosco. Vedete il letto, la scrivania dalla quale sono partite tantissime lettere. Lui scriveva tantissime lettere a tutti, al re, ai sacerdoti, ai cooperatori, ai genitori, soprattutto ai benefattori. Qui vicino Don Bosco è morto e davanti a noi c'è la bozza dell'atto costitutivo dei Salesiani. I Salesiani sono nati qui. Arriviamo al nostro oratorio, in questa grande storia, e poi arriviamo a 100 anni fa, all'oratorio San Paolo, proprio inventato qui alla periferia di Torino, ancora nascente, dai successori, dai ragazzi che Don Bosco stesso aveva cresciuto. E fin dall'inizio l'oratorio San Paolo, 102 anni fa, inizia ad accogliere i migranti di allora, che erano i ragazzi, le famiglie che arrivavano dalla campagna alla città di Torino. E in questo secolo l'oratorio salesiano ha continuato ad accogliere prima questi ragazzi e queste famiglie dalla campagna, poi i migranti dal sud Italia al nord Italia, fino ad arrivare ai giorni nostri, ai migranti che sono arrivati negli ultimi decenni dal mondo intero. E così si inserisce la nostra accoglienza dei ragazzi in difficoltà, i ragazzi minori stranieri non accompagnati. Sono Mamadou. Ho 17 anni e arrivo dall'Africa, da un villaggio di poveri contadini. Ho deciso di lasciare la mia famiglia per cercare un futuro migliore. Sono arrivato in Spagna e poi, nascosto tra le merci di un camion, ho proseguito per l'Italia. Sono arrivato a Torino e qui ho conosciuto alcuni ragazzi africani che mi hanno aiutato per mangiare e per trovare da dormire. Solo dopo ho capito che in cambio dovevo fare alcuni lavori non proprio belli, come fare il palo o consegnare della roba che tenevo nello zainetto. La polizia mi ha fermato e sono stato in prigione. Finalmente ho deciso di lasciarmi aiutare dalle persone giuste. L'ufficio minori stranieri del comune mi ha portato in comunità con altri ragazzi. Qui vado a scuola e sto imparando l'italiano. Ho iniziato anche una borsa lavoro. Guadagno qualche soldo e imparo un mestiere. Spero di avere un futuro felice e di aiutare la mia famiglia. Ma la mia terra mi manca tanto. Infilarla dentro, riesco nella lacuna e poi riportarla. Il primo filare, ecco, infilare dentro e vai perpendicolare a quello. È inutile dirvi che arrivano qui questi ragazzi con delle aspettative alte di vita, magari scappando anche da situazioni che sono un po' più complesse, un po' di povertà, e cercano un po' quella che era la ricerca dell'oro americano, il sogno americano dei nostri, insomma, antenati, tra virgolette. Quindi cercano qui della fortuna e soldi anche un po' facili. La disillusione purtroppo è rapida. Qua.
I ragazzi che sono inseriti nella nostra struttura sono ragazzi che sono in carico al Comune di Torino, quindi vengono intercettati sulla città di Torino e dopo vengono affidati direttamente a noi. C'è una grande sinergia con l'ufficio minori stranieri del nostro comune, che ci affida questi ragazzi affinché ce ne prendiamo cura sotto tutti gli aspetti della loro vita. Parte del nostro lavoro è occuparci dell'inserimento nel tessuto sociale, quindi comprende la parte scolastica con l'iscrizione a scuola piuttosto che un corso professionale o un corso di alfabetizzazione di italiano, e poi man mano che i ragazzi hanno acquisito delle competenze, l'altro grosso obiettivo è inserirli anche nel tessuto lavorativo della nostra città. Con noi ci sono diversi attori, che sono tutti quelli del territorio che si occupano di minori stranieri non accompagnati e di minori stranieri in generale, e ogni ragazzo che viene affidato a noi ha un tutore volontario, il quale coprogetta con noi e con l'ufficio minori un percorso di inserimento a 360 gradi, che parte un po' dai sogni, dalle aspettative, dalle competenze che il ragazzo mette in campo. Ho una famiglia, ho un marito e due figli e ho avuto sempre il desiderio di un terzo figlio. Questa è una soluzione che io adesso, dopo 2 anni di esperienza, reputo ideale per chi, diciamo, ha il desiderio di prendersi cura di qualcuno e può farlo, diciamo, con una modalità completamente nuova, anche fuori dagli schemi. Il tutore deve accompagnare il ragazzo nelle questioni burocratiche e soprattutto essere un punto di riferimento educativo. Allora, si lavora il tutore volontario di minori deve lavorare in stretto contatto con la comunità, con gli educatori e con l'ufficio dei minori. La cosa importante è che il ragazzo senta una grandissima fiducia e si affidi al tutore. Questo è l'obiettivo principale. Sì, siamo nella biblioteca storica di Palazzo Cisterna della città metropolitana e ci occupiamo delle lettere di Don Bosco. Lui scriveva a tutti, scriveva ai sacerdoti, scriveva ai vescovi, ha scritto a 2 papi, scriveva ai re, soprattutto scriveva ai benefattori, perché ringraziava per ogni lascito che veniva dato alla sua congregazione, stava dietro a delle persone per avere delle offerte, e questa è un po' la caratteristica dei santi sociali che ci sono a Torino in quel periodo. Soprattutto in questo momento in cui ci sono tanti pregiudizi nei confronti degli stranieri, in cui ci sono tante opposizioni, paure, no? Che vengono anche fomentate, è importante per noi porre dei segni di accoglienza. Come ci diceva Papa Francesco, non muri ma ponti, dove le persone si possono incontrare, dove incontri l'altro, non lo stereotipo, non l'immagine che ti sei fatto dell'altro, ma l'altro concreto. Ogni persona è un po' straniera all'altra, anche noi siamo stranieri gli uni gli altri. Loro ci portano un mondo diverso dal nostro, una religione diversa a volte, un vissuto diverso, ed è una ricchezza che viene condivisa. Da una parte fa bene a loro incontrare una comunità con degli educatori, ma anche una comunità cristiana fatta anche di tanti volontari che danno una mano, di tanti giovani che frequentano questo ambiente. D'altra parte loro anche stessi ci donano a noi quello che è la loro ricchezza.
a casa al pomeriggio? No, prima fa l'ultimo. Ho 23 anni e sono arrivato in questa casa da ragazzo, come questi ragazzi qui. Con i primi sono cresciuto, abbiamo quasi la stessa età. Io e lui siamo nati a un giorno di distanza, però lui in Egitto, io qua a Torino. Ho continuato a stare qui in oratorio, sono diventato animatore e sono cresciuto con questi ragazzi che a loro volta sono diventati lavoratori. Lui lavora al mercato in Piazza Santa Rita, lui muratore, lui elettricista. Comunque ci siamo mantenuti in contatto e man mano crescendo io arrivavano sempre ragazzi nuovi e ho avuto la possibilità di dare una mano come potevo. Prima da animatore con i ragazzi più grandi, che poi hanno dato una mano a loro volta, e infine poi con i ragazzi più piccoli che sono arrivati adesso. E mi occupo di tante cose, dall'accoglienza, dall'assistenza la sera o durante il Ramadan, al semplice stare insieme, quindi l'organizzare un torneo di calcetto con i ragazzi dell'oratorio, il giocare insieme, l'aiutare a fare i compiti con la scuola di italiano, tutto quello che in una casa ci può essere bisogno, ecco, sono disponibile, sono qui, come sono stati altri ragazzi insieme a me, prima di me. Ecco, questo è il primo refettorio originale dove Don Bosco è venuto con i suoi ragazzi e con mamma Margherita a mangiare le prime volte. Pensate, questi sassi erano sassi che i ragazzi raccoglievano lungo il Po e lungo la Dora e poi li portavano qua per finire i muri. È arrivato qui dopo essere stato sostanzialmente cacciato da diversi posti di Torino. Da qui è partito il grande programma di sviluppo dei salesiani nel mondo. Oggi sono presenti in tutti i continenti, sono diventati un ordine religioso, una congregazione religiosa di grandissima importanza, hanno espresso cardinali, hanno espresso vescovi e oggi sicuramente sono una delle più belle pagine della storia della Chiesa. Volete rossi? Ah, ecco perché. Allora, ascolta, la appoggiamo un po', perché tanto adesso non le facciamo. Prepariamo le patate. Sono venuta in questo progetto 10 anni fa perché era un progetto casa che accoglie ma famiglia che accoglieva questi ragazzi che erano in realtà lontani da casa e senza una figura materna o paterna. E io con altre mamme ci siamo messe in gioco a far da mangiare a questi ragazzi tutte le sere, ma più che altro anche ad accoglierli quando arrivano da scuola, dal lavoro, a chiedergli com'è andata la giornata, cioè fare famiglia. Ecco, perché lei ha deciso di fare questo? Ma lì è un insegnamento anche di Don Bosco, accogliere i ragazzi, soprattutto quelli più bisognosi. Io poi vengo da una famiglia di emigrati, anzi doppia emigrazione, perciò capisco tante problematiche e mi sono messa in gioco. E ho capito che veramente fare volontariato, servire proprio questi ragazzi che sono emigrati, ti appaga proprio, anzi ti senti una mamma più che altro e dai anche consigli, perché noi siamo anche mamme, abbiamo figli e quindi gli insegniamo anche qualche cosina che magari loro fanno un po' fatica. La pasta col pollo. Sì, fatta otto e facciamo un pane. Adesso vediamo cosa c'è di là. È comunque bello quando li vedi arrivare che cominciano a conoscerti, a lasciare un po' la loro, come si chiama, riservatezza, perché soprattutto i ragazzi, non una questione di musulmano, proprio una questione da dove arrivano. Perché i ragazzi musulmani albanesi
tempo una volta, poi si approcciano subito. I ragazzi egiziani, con calma, sono un po' approcciano, saluto, quello c'è quasi sempre, quello sì, però poi cominciano, ciao, hai bisogno, ciao, sono stanco, quei piccoli colloqui che riesci un attimino a spuntarli, qualche volta li si spettano. È l'incontro fra persone diverse che porta a una ricchezza comune, a uno scambio comune. Questo è il mondo nuovo che noi auspichiamo. Ciao.